Ebbene sì, come avete visto dalla foto e dal titolo, ho svaleggiato l'Essence. No, non scherziamo. Gli acquisti che ho fatto sono di tre giri, che però ho riunito. Ci sono tante novità, soprattutto delle linee permanenti, perché sapete che la Trend Edition da me è adesso uscita quella di primavera, quindi forse a Natale avremo quella dell'estate. Non parliamone. Intanto vi mostro tutti i prodotti nuovi che ho acquistato e sono stata brava, perché mi sono segnata tutti i prezzi e i colori, quindi ve li riporto qua sotto nel caso foste interessate. E quindi partiamo subito. Parto con la novità. Le novità che ci sono, questo è il fondotinta nuovo, che è il Pure Nude. È il fondotinta Natural Finish, questo è il colore 30, Pure Honey, perché ho visto, questo qui, che è quella pompetta, ho visto dalle varie recensioni di ragazze più fortunate che l'avevano già acquistato da tempo che sono colori molto chiari. Effettivamente provandolo il 30 va bene, e poi mi va bene adesso che non sono più abbronzata, quindi davvero tonalità molto chiare. Sempre della linea Pure Nude ho preso anche il correttore, questo qua è molto carino, questo è il 20, il Pure Sand, è il correttore a matitone, eccola qua, che va avanti con girandolo, quindi mi sembra molto carino. Questo di colore va bene, dice che va bene anche per correttore illuminante, ma va bene anche per le occhiaie. Provo e vi saprò dire. Sempre sul viso, ah no, aspettate, vi dico anche questa che è un'altra novità. Questo, il correttore, sapete che io adoro questo tipo di correttore, questo era il Match 2. Adesso l'hanno chiamato Camouflage Cream Concealer. È un colore unico, questo è il 10, credo che sia. L'etichetta è sempre sopra, mi raccomando, è il 10, esatto, è un colore unico. Proviamo, sapete che io adoravo quell'altro, è sempre fatto così per le occhiaie, proviamo anche questo e vi saprò dire. Cos'altro ho preso? Allora, intanto un altro fondotinta, perché i fondotinta non sono mai abbastanza. Questo è lo Stay All Day 16 ore Long Lasting Makeup, è il 10 Soft Beige, è il colore più adatto alla mia carnagione, sempre fatto a pompetta. Intanto che parlo vi scrivo anche tutti i prezzi. Poi ho preso la Cipria, questa qua, la Mattifying Compact Power Soft Beige, il 02, che non so se si vede ma è proprio beige beige. L'avevo già presa se non sbaglio questa e mi era piaciuta. Poi, nuovo blush, il blush dell'Essence li adoro, questo è il Matte Touch Blush. È il colore 10 Pitch Me Up, è un blush matte, opaco, effettivamente è pescato. A me non piacciono i blush troppo scuri, questo mi sembra molto valido tra le due colorazioni, comunque provo e vi dico. Poi, novità, questo che era una novità, I Love Extreme, questo è mascara, è quello waterproof, perché I Love Extreme io lo adoro, ma io mi sono innamorata dei mascara waterproof, è inutile, io da quando li ho provati, e uso solo il waterproof, e quindi è Love Extreme waterproof, anche questo mai provato, e la versione waterproof vi farò sapere. E poi questo è un wow, perché è un ombrettino semplice classico, è il colore 15 Hazel Minot, è un ok, è un marroncino, proprio per tutti i giorni, un marroncino tortora. E questo è stato perché era in super offerta, era nel cassetto lì delle offerte, 99 centesimi, potevo prenderlo tranquillamente. Poi altri prodotti ho ripreso, di fare una recensione approfondita perché è fantastico, questo che è il Lash & Brown gel mascara ciglia e sopracciglia, davvero wow, vi farò una recensione approfondita perché credevo fosse ma che cos'è, e invece lo uso tutti i giorni, fantastico. Ho ripreso di nuovo, perché un'altra cosa che adoro, il Cover Stick Anti Imperfezioni della linea Pure Skin, e questo è il 02 Sand. Questo qui, da quando l'ho scoperto, è mio a tutti gli effetti e lo continuo a riprendere. E poi ci siamo buttati sui pennellini, nuovi pennellini, perché non so perché, ma i pennelli dell'Essence costano una cippa e durano davvero tanto. Ho preso questo, li apro proprio con voi, questo che è il pennello, si chiama Precise Eyeliner Brush, è un pennello ed è per eyeliner, se riesco ad aprirlo dalla loro confezione, eccolo qui, è questo verde, con le setole ovviamente si
Vede? Mettimi a fuoco, dai, sì, ecco. Molto sono state le angolate e sono davvero molto sottili, perfetto secondo me sia per i liner ma anche per le polveri per le sopracciglia, quindi di pennelli angolati non ce n'è mai abbastanza e poi questo è davvero carino, è inutile, è carino. Altro pennello è il concealer brush, ah, sempre della stessa collezione, quindi sono i nuovi, anche questo è un rosa salmone fantastico, è il pennello per il correttore, infatti le setole sono compatte e in due fibre. Mi sembra valido, poi i pennelli per il correttore non ce n'è abbastanza, stessa cosa che quelli per l'eyeliner. Ultimo pennello che non potevo farmi perdere perché è un lilla spettacolare, questo qui, vedete che è lilla, è bellissimo, ed è il Blender Brush, quindi il pennello per le sfumature. Effettivamente è molto morbido, così a prima vista sono belli saldi, non perdono peli e quindi io non lo so, io i pennelli dell'Essence continuo a prenderli. Questi erano tutti i miei acquisti. E avete visto che comunque c'erano in giro i prezzi, quindi comunque prezzi e colori c'era tutto. Fatemi sapere se volete la recensione approfondita di qualcuno di questi prodotti, perché questi video e così ed swatch servono soprattutto a questo, per vedere un attimo e scegliere quali sono i prodotti che volete vedere per primo recensiti o per prima all'opera. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi è stato utile questo video, se vi è stato carino, se vi è un attimo tenuto compagnia, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video ed alla prossima, ciao!